un film che riconosci essere oggettivamente molto inferiore dal punto di vista tecnico, forse anche un po' narrativo, a un altro che non ti è particolarmente piaciuto, piacerti tantissimo e indurti a fare una video recensione per tentare, non dico di difenderlo, ma di far valere anche la tua posizione? Spero di sì, perché è quanto voglio fare con Encanto, il 60° film che entra a far parte nel canone di animazione Disney, di cui vi voglio parlare in questo video, subito dopo la sigla. La storia della famiglia Madrigal, questo nucleo familiare allargato, molto latino, di chiara ispirazione colombiana, ma che ricorda un po' gli stereotipi delle famiglie sudamericane, che diciamo nasce nella sua accezione in cui vediamo il film da un fatto drammatico. A un certo punto l'abuela di famiglia deve mollare tutto insieme al marito per un me non meglio specificato, e non meglio specificato sarà un po' la parola chiave di questo video. Minaccia, violenza, i danni della nazione, del paese dove vivevano, e quindi tira su i tre bambini neonati, tra l'altro poveretta, tre tutta in una volta, in un fagotto insieme al marito, passano un fiume, vengono inseguiti da delle figure misteriose, oscure a cavallo, il marito perisce e l'abuela rimane con i tre bambini, ma proprio neonati, da crescere nel cavolo di nulla. E per fortuna, dato che è un cartone Disney, quando rimani orfano arriva una ricompensa, e la ricompensa, no, questa è la mia lettura, e la ricompensa in questo caso è una candela magica che dona la magia con delle, come posso dire, regole non meglio specificate, però secondo me sotto questo punto di vista ci sta. Insomma, com'è, come non è, l'abuela costruisce una casa bella, parlante, non parlante, capace di parlare attraverso le sue stoviglie, le sue reazioni, le sue emozioni con gli abitanti, e riesce a mettere insieme una grande famiglia allargata di cui lei è la matrona e matriarca. Ci sono i tre figli che hanno a loro volta figli, e poi c'è la nipote Mirabelle, che è la protagonista del film. Mirabelle, che è un po' un unico nella sua famiglia. Infatti, a un certo punto, quando i componenti della famiglia Madrigal diventano grandi, o comunque sono adolescenti, insomma, ragazzini, insomma, sono diventati un po' signorinelli e signorinelle, vengono accolti con una grande cerimonia, vengono portati davanti a una nuova porta della casa, aprono la maniglia e la candela dona loro un potere che è connesso in qualche modo a un loro tratto caratteriale, lo accentua. Per esempio, Luisa, che ha una corporatura robusta e forzuta, ha avuto la super forza. Isabella, che è bellissima, delicata e anche un po' egocentrica, ha la capacità di far fiorire piante ovunque, quindi è questa ragazza meravigliosa, tutta fiorita, sempre perfetta. Quella un po' impicciona di famiglia ha il super udito. La madre di Madrigal, di Mirabelle, top M in questo film, ha la capacità di guarire le persone attraverso il cibo. C'è una parente che è un po' volubile, quindi i suoi cambi di, come posso dire, stato d'animo diventano cambi di tempo meteorologico, e quindi si crea questa comunità intorno a Madrigal. In questa, ecco, questa è veramente la parte molto scura del film. Zona che sembra circondata dalle montagne, quindi inaccessibile rispetto al mondo esterno, almeno a me passo di capire così, in cui tutti collaborano con la magia, se non fosse che l'unica senza magia della famiglia Madrigal è appunto Mirabel, che ha avuto la sua cerimonia e tutto, la porta è scomparsa, la candela non ha fatto nulla e lei non ha poteri magici. E il film nella prima parte si concentra su cosa voglia dire essere l'unica, virgolette, normale in una famiglia di persone speciali, che anche se uno non ha la magia, può rivedere se stesso nel senso di inadeguatezza, quando per esempio, non so, tutti i fratelli, i cugini, gli zii sono avviati, brillanti, sposati, con figli, con bellissime carriere, e tu sei ancora lì che non sai cosa fare della tua vita. E ti senti poco realizzato, ecco, chiaramente è una metafora di quello. Però pian piano la casa animata dei Madrigal e in generale l'esistenza della candela e della magia vengono messe a rischio, e guarda caso sarà proprio Mirabel, con la sua capacità di avere la magia, a vedere i limiti e le controindicazioni di avere la magia, un po' perché lei non è oppressa dal peso della magia, e questo è molto chiaro nel film.
questi doni, diciamo, a un dono magico corrispondono grandi responsabilità che opprimono la famiglia. Ma poi a ben vedere la radice dell'oppressione sono le aspettative di un'altra persona. E poi ci sono parecchi misteriosi scomparsi, cattivi, profezie nefaste, tutto per tirar fuori un bel film Disney. Cosa dire di questo film? Allora, lati positivi e lati negativi. Sicuramente tra i lati positivi, almeno secondo me, c'è che questo film non è pensato propriamente per i bambini. Mi sembra che qui il target sia chiaramente più o meno la mia generazione o quella immediatamente successiva. E lo dico anche dal punto di vista di alcune furbetterie che si vedono nel film. Faccio alcuni esempi. C'è tutto lo starter kit della persona involontariamente cool sui social. I capibara, i cactus, gli unicorni glitter e canzoni che sembrano descrivere sensazioni, tipo c'è la canzone del Burnout che è Under the Surface e la canzone di, che è la canzone di Luisa o la canzone di Isabella che in cui lei dice io non voglio essere carina, voglio essere vera, voglio seguire la mia verità, che è molto bella ma è anche un po' e fatta da Disney, Disney non Disney Pixar, Disney Disney in questo caso, cioè una principessa dice non me ne frega niente di essere bella, io voglio seguire la mia verità e diventa un filino più dark, è comunque una cosa che dà da pensare ed è un film che parla tantissimo, secondo me gioco forza a una generazione che fatica a instradare chiaramente la propria vita, trovare il proprio posto nel mondo e si può identificare in Mirabelle, che ha il grande pregio di, cioè chiaramente lei, cioè, ci rimane male che non abbia potere magico, ci mancherebbe, ma non vive questa mancanza come uno psicodramma ed è molto autoironica verso se stessa, verso la sua vita, cioè a farla soffrire non è tanto la mancanza di potere quanto ha una certa soglia di compatimento che le dedicano alcuni membri della sua famiglia, B, la delusione che legge negli occhi della Buela perché lei non c'ha sto potere magico. E sotto questo punto di vista il film mi è sembrato molto riuscito. È difficile non fare un paragone con Coco, che però è di Disney Pixar, perché vabbè, adesso scusate lo stereotipo geografico, ma insomma un po' sudamericano, latino, con stessi colori, stesse cose. Tecnicamente Coco mangia in testa a Incanto, per quanto Incanto comunque faccia del suo e sia abbastanza bavino, però Coco ha dalla sua quella scena incredibile dell'oltretomba con tutti i del ponte dei petali, cioè quelle cose proprio sboroniche ma con un'animazione di un livello pazzesco, anche se in realtà è già di qualche anno fa, che qui non ci si può studiare. Ecco, però io Coco l'avevo detestato come poche cose perché l'avevo trovato... sono andata a rileggere la recensione che avevo fatto, l'avevo scritto che era un X Factor canterino, non so, non mi era veramente piaciuto, pur parlando di, anche ovviamente si parla di famiglia perché è familismo insasperato di Disney inarrivabile, ma cioè si parla comunque di morte, però non so, proprio mi aveva accarezzato contro pelo. Invece per esempio Soul, che è successivo di Disney, fingiamo di non aver visto quel finale, e l'ho trovato molto più incisivo nel parlare della morte, del fallimento e del mettersela via, che uno non muore quando ha realizzato le sue cose, ma forse anche proprio prima, a parte il finale. E questa cosa di inquadrare il fallimento con la giusta attitudine, capire che essere un po' mediocri non c'è nulla di male, che in fondo lo siamo quasi tutti, che forse non essere mediocre e quindi essere speciali porta con sé tutta una serie di difficoltà, lo fa anche molto bene questo film Incanto, che secondo me in realtà occhieggia parecchio alla Pixar, sia come target di riferimento sia come tematiche. E un suo limite, che io però non ho proprio percepito come tale, qui potremmo alzare la polemichetta, è che al di fuori della stretta trama del film non spiega niente, e io questo l'ho trovato di un rinfrescante, cioè sto film è basato sulla magia. È chiaro come funziona la magia in questo film? Assolutamente no. Ci sono tutte delle parti misteriose, oscure. Il punto di Mirabelle, che lei non c'ha i poteri, poi alla fine del film, la risoluzione, non viene mai spiegato, chiaramente. Così come non viene spiegato, per esempio, che cavolo di potere c'ha la nonna Buela che c'ha la porta. Non viene spiegato. E ancora più oscuri sono altri punti del film.
E alcuni li hanno trovati in enormi buchi di trama. Ce n'è uno che è un po' un buco di trama, secondo me. Ma questi no. Io trovo così. Cioè, è un film sulla magia. La magia, per definizione, è inspiegabile. Perché se fosse spiegabile, sarebbe scienza. E quindi ci sta che tu stai lì, c'è questa candela magica. Tra l'altro, la trovo molto più interessante. Questa candela magica, che da una parte dovrebbe essere una benedizione, ma in realtà per alcuni è proprio un fardello, è l'angoscia che questo miracolo, perché loro lo chiamano miracolo, ti lasci nello squallore in cui ti aveva trovato. A questo proposito, molto sottolineato, però anche molto efficace, molto politico per gli standard Disney, l'inizio del film in cui vediamo questi migranti che attraversano il fiume con dietro queste figure oscure che sembrano poliziotti texani a cavallo, tra l'altro anche il fiume. Su tutta la storia della migrazione tra il Sud America e il Nuovo Messico, il Texas americano, è emblematico. Ci sono alcune scene che ricordano veramente delle fotografie di scene che abbiamo visto di gente, migranti che attraversano questi fiumi, questi rii, per tentare di arrivare in terra americana. Lì c'è l'unica cosa che mi ha lasciato un po' tipo. In realtà è molto bello perché ci puoi ricamare una marea di teorie complottiste, però magari non era il punto. Ovvero, quando la nonna prende sta candela all'inizio del film, praticamente si crea questo villaggio che è tutto intorno ai madrigali, solo loro hanno i poteri. E sembra quasi che cioè, forse l'ho interpretata io così, che la natura crei, cioè chiuda questo. Io pensavo che loro fossero arrivati a una terra magica, non avevo capito che erano rimasti in Colombia. Insomma, loro si chiudono in questa enclave, sembra in maniera completamente sconnessa dall'esterno, tant'è che, cosa che è parzialmente provata dallo sviluppo del personaggio di Bruno, cioè è come quasi se loro fossero chiusi in un incantesimo tipo nel castello della Bella Addormentata, nel castello di Belle, della Bella e la Bestia. Cioè, loro sono veramente chiusi in questa enclave e non c'è alcun tipo di dialogo con il mondo esterno a parte in questa piccola comunità. Che l'ho trovato un po' distopico, asfissiante, però cioè, non c'è nulla nel film. Però tu ti chiedi, ma scusa, ma tutta sta gente, cioè, perché vuole rimanere lì con i madrigali? È possibile che nessuno abbia detto, sapete ragazzi che c'è a me delle case che se muovono animate dei poteri magici, non me ne frega niente, me ne vo'. E me ne vo' dove? Ci se ne può andare veramente da questa valle? Qual è il punto di questa candela? Effettivamente quello forse un filino, un buco di trama è, però a me in generale questo film furbettissimo, cioè chiaramente parla alla mia generazione e per me è impossibile non sentire quello che mi dice. Alcune cose sono interessanti, altre no. Però in generale l'ho trovato molto più coinvolgente di un film come Coco, che io ho trovato, ecco, sempre lì pronto a stimolarti quella lacrimuccia, ma anche meno, per favore, grazie. E pur essendo, ripeto, tecnicamente, probabilmente anche come gestione di trama di molto superiore, ecco, Incanto, io l'ho sentito molto, anche molto di più, quantomeno. Anche perché io tendo a empatizzare molto con quel tipo di personaggio che c'è. E questo è quanto avevo da dirvi su Encanto. Adesso vi lascio qualche immagine dal blue carpet dell'anteprima italiana, che stavolta a Milano, a cui sono riuscita con fortuna a partecipare. Se riesco vi carico anche un po' le interviste che ho fatto ai VIP sulle carpet, ma soprattutto ai doppiatori del film. Sicuramente vi lascio linkato un articolo in cui raccontano come è stato doppiare il film per la Disney. C'è anche Luca Zingaretti e secondo me è un pezzo abbastanza interessante per capire un po' come funziona il dietro le quinte della Disney. E niente, a presto e buona visione se andate a vederlo in sala. Quando hai saputo la notizia, non so, ti hanno telefonato, ti hanno. Oh, sì, ho ricevuto una telefonata del mio agente, ma mi ha detto, anzi no, scusa, mi ha telefonato, ma mi ha mandato un messaggio su WhatsApp.